nostro tecnico audio Manuele. Facciamo un bel applauso ai nostri giovani cantanti, un applauso di incoraggiamento. Il coro dell'Istituto Giannone, diretto dalla maestra Rosanna Corona, eseguirà un brano intitolato I colori della natura. Un bel applauso. No, non me lo danno quest'anno. Sono emozionato oggi, quindi lo dico di nuovo per sciogliermi un attimino. Niente, praticamente questo spazio doveva essere dedicato a un comico di Zelig, ma purtroppo le nostre fonti economiche non ce l'hanno permesso. In questo spazio si parlava appunto della scuola di ieri e della scuola di oggi. Mentre progettavo appunto la realizzazione di questa manifestazione La natura si colora, ero costretto ad andare a parlare con la preside. E niente, lì si presentava la mia più grande paura, perché dovete sapere, cari bambini, che ai miei tempi i presidi avevano tutti caratteristiche omogenee, erano tutti brutti, ricchi, col naso di curvo, gobbi. Io avevo paura solamente a guardare. Molto spesso però capitava che l'insegnante, con dito puntato e tono minaccioso, mi intimava che mi avrebbe mandato dalla preside. Diceva così: Nicolardi, ti mando dalla preside. Non lo faceva quasi mai, perché poi mi perdonava. Ma un giorno, durante l'ora di musica,
Ebbene, quel giorno fu il mio giorno fatale. Durante l'ora di musica entrò in classe un collega della mia insegnante che a me non piaceva, stava proprio su groppone, diciamo, che state poi bambini, non posso dirlo. E avendo portato l'armonica, gli suonai una marcia funebre. La mia maestra si arrabbiò talmente tanto che quella fu la volta buona che mi mandò dalla presa. Chiamò il bidello. Voi non sapete chi è il bidello, no? Perché adesso ci sono i collaboratori scolastici, ma una volta c'era bidelli. I bidelli, sì. Chiamò il bidello, ma i bidelli di gran lunga erano tutti bravi, non è che erano cattivi. Però questo era il più monello di tutti. Io lo soprannominavo Caronte, Caronte perché Caronte, voi non l'avete studiato, era il traghettatore delle anime nell'inferno di Dante. Era lui che portava i bambini e li accompagnava dalla preside. Arrivò Caronte, io ero lì seduto dietro la mia, mi prese per il braccio e mi portò fuori dalla classe. Portandomi fuori dalla classe, quel giorno il tempo era buio, era cupo e minacciava pioggia, quasi un po' peggio di oggi. E allora rendeva quel momento ancora più pauroso, e la distanza che copriva, che intercorreva tra la mia classe e l'ufficio della preside era breve, ma io quando mi presero il braccio Caronte cominciai a muovermi come un bradipo perché avevo i piedi atrofizzati dalla paura e niente, mi trascinò Caronte, non ti crucciare, e lui mi portava, mi trascinava vicino alla porta della preside una scritta: lasciate ogni speranza o voi che entrate, perché per ore qui resterete, per uscire da questo luogo lacrime amare butterete a poco a poco. Firmato la preside, e lì il mio cuore batteva a mille, il mio cuore palpitava. Caronte bussò alla porta e dall'altra parte, dall'ufficio, si sentì la sua voce: avanti! E io ancora di più a tremare. Aprì la porta e scorsi lei, la preside, che era in un angolo buio della scuola. C'è qualcuno che mi suggerisce di aggiustarmi l'archetto perché non si sente. Vabbè, era in un angolo buio della scuola, lì, del suo ufficio, e con i capelli cotonati che gli arrivavano al piano superiore, gli occhiali enormi, così il naso ricurvo. In quel momento un fulmine squarciò il cielo e filtrando attraverso la tenda semiaperta della finestra illuminò parte del suo viso. Il suo viso si illuminò e l'ombra si infranse sul muro opposto. La paura, io ero lì così, mi inginocchiai e dissi: miserere di me, od ombre, od omo certo. E lei mi rispose guardandomi negli occhi: donna fui. E lì la mia paura smisi di aver paura, però mi feci addosso. Forse la scena la intimorì a tal punto che mi perdonò, però al pensiero ancora mi torna la paura. Ma noto con grande compiacimento che oggi le cose sono cambiate, le cose sono diverse, voi bambini siete fortunati. Il cambiamento generazionale ha fatto sì che se oggi qualche insegnante a me mi avesse detto ti mando dalla preside, ma io ci sarei andato volentieri, oggi è di corsa, sono cambiate le preside, non sono più le preside una volta, dai. Ma a parte tutto, sì. La società, come anche la scuola, hanno subito un radicale cambiamento, no? Alcune verso un orientamento positivo, altre verso quello negativo. Noi oggi ci sentiamo dei super genitori, crediamo di non sbagliare mai, ma effettivamente noi non siamo dei super genitori, noi siamo dei genitori incerti, insicuri. Se rimproveriamo in maniera vigorosa i nostri figli, poi ci vengono i dubbi. Oh, forse ho sbagliato, sono un genitore imperfetto, non sono all'altezza di questo compito, ho rovinato la psiche di mia figlia in futuro. Mia madre ai tempi suoi non si sarebbe comportata così, avrebbe detto: ma c'è che fatto di male, io tengo se disgraziato, poteva fare cancio con quella vicino, la forza meglio.
Oggi noi, genitori degli anni 2017, che cosa facciamo? Quando dobbiamo alimentare i nostri figli, andiamo a comprare qualcosa per noi, stiamo attenti, andiamo a leggere le etichette di tutti gli alimenti che gli diamo, cosa contengono, quante proteine, quante vitamine, e se per caso nostro figlio non mangia qualcosa, corriamo subito in farmacia, gli andiamo a comprare gli integratori. Ai miei tempi io l'unico integratore che ricordo è il Zabov a Marsala della nonna, che ci faceva crescere felici, ubriachi, così andavamo in giro, ma era bellissimo lo stesso, dai. Ma oggi, un altro giorno sentivo in televisione l'olio di palma. E l'olio di palma di qua, quello fa male, l'olio di palma di là. Ma scherziamo, noi da piccoli ci siamo mangiati tutto Palma Beach, sotto forma di crostatine, sondine, balocchi, nutellame vario. Considerate il fatto che c'è il nostro segretario Mimmo Panzetta, non so dove sta, che quello a pranzo e in merenda a scuola si è mangiato pure la gomma pane e la digeriva pure. Ma dai. Noto con grande compiacimento che l'avvento di internet, la nuova tecnologia, l'avvento degli smartphone hanno cambiato notevolmente la comunicazione a scuola. Prima, quando una mamma si recava a scuola per portare il proprio figlio, quelle mamme che accompagnavano a scuola il proprio figlio, si fermavano davanti al cancello lì a fare un po' di gossip, un po' di spettegolezze, diciamo. Oggi no, non lo si fa più, cioè non è che non lo si fa più, oggi ci sono i gruppi WhatsApp nati principalmente per scambiarsi informazioni riguardante la scuola, ma servono a tutt'altro. I gruppi WhatsApp oggi servono a parlare della maestra, di come andava vestita, di come portava i capelli, di come l'insegnante di educazione fisica, i tatuaggi, del piercing, ma si parla di tutto, ma in minima parte di ciò che riguarda la scuola. Ma poi sono nati i sottogruppi, parliamo dei sottogruppi, sì, perché ci sono il gruppo delle mamme della prima A, il gruppo delle mamme della prima B, il gruppo delle mamme della prima C, ma poi ci sono i sottogruppi, le mamme separate della prima A, le mamme single della prima A, le mamme con compagno della prima A, sbaglia a mandare messaggi e si combina un macello. Ma a parte gli scherzi, questa tecnologia ha influito in modo assurdo mi sono stancato, devo respirare un po', fanno un applauso, dai. Non è facile tenere a bada. Non sono all'altezza forse. Diciamo che questa tecnologia ha influito in modo sostanziale sul controllo dei nostri alunni, no? Perché oggi i nostri alunni sono controllati a vista, non possono fare niente che le mamme si collegano sul registro elettronico e vedono tutto, vita, morte e miracolo di ciò che hanno fatto i bambini. Vedono tutto, manca solo quante volte è andato a fare la pipì e poi il quadro è completo. Ma invece prima ritengo che era molto più bello, no? E molto più brigante, perché si inventavano le scuse più assurde quando non si erano fatti i compiti. Quando si erano fatti i compiti diceva: maestra, non ho potuto fare i compiti, sapete, sono caduto, mi sono fatto male al ginocchio, poi mio zio mi ha preso, mi ha accompagnato all'ospedale. Io dicevo: zio, accelera zio. Lo zio tanto che ha accelerato che gli è scesa l'ernia, è capitato sotto il piede del freno, ha schiacciato il freno, non ha preso la macchina, i pompieri sono venuti, ha sgarrato il palazzo. Presso me: ma non ho potuto studiare perché sono andato a casa e c'era Chichito lì che metteva il manifesto, è morto mio zio. Ma come è morto tuo zio? Ma se tuo zio, tua madre è figlia unica e tuo padre c'ha solo uno zio ed è morto 6 anni fa. Presso me: 6 anni sono passati, mica deve che era stato ieri. Queste le scuse più assurde, appunto. Oggi voglio approfittare di questo momento, purtroppo il sindaco non c'è, voglio approfittare per raccontarvi un esempio di come si svolgevano all'epoca, no? Le giornate.
voglio prendere per esempio due, scusate ma perdo il suggeritore qua, voglio prendere per esempio due alunni degli anni 70-80, uno è il nostro segretario dell'associazione Mimmo Panzetta e l'altro è il nostro sindaco Pippo Ecclesia, perché erano compagni di classe. All'epoca capitava spesso che si invitavano a casa proprio i bambini bravi a scuola per, diciamo, condividere i compiti o come dire, scopiazzare i compiti. C'era Pippo che scopiazzava da Mimmo, no, forse era Mimmo che scopiazzava da Pippo, vero? Sì, c'era Mimmo che scopiazzava da Pippo e lo invitava a casa. In cambio Mimmo lo faceva giocare con i suoi giochi autocostruiti, lui avendo un padre artigiano. Aveva questi giochi autocostruiti, uno era un fucile a molla, eccolo, il fucile a molla, sparava. Poi dopo questo c'era il fucile automatico, eccolo qua, il fucile automatico, bellissimo, a tre colpi, a tre cartucce era questo, eh? E poi il ritrovato della tecnologia. C'era il monopattino fatto con i cuscinetti della macchina, ecco il monopattino artigianale. E mentre Pippo, no? Mentre Pippo scopiazzava i compiti da Pippo, Pippo si girava tutto il paese con il monopattino. Ma che bello! Ma andiamo avanti! Ma nonostante Mimmo copiasse i compiti da Pippo, questo non faceva sì che andasse bene a scuola. Io vi racconto oggi un giorno tipo di scuola. Arriva Pippo, il primo di tutti, Pippo va, oggi purtroppo Pippo non c'è, un messaggio non lo sta, mi stava lì e si mette al primo banco, sempre tutto preciso, composto, sa? Non aveva la cravatta, aveva il papiglione. Poi per ultimo chi arrivava? Mimmo Panzetta. Arrivava con la sua bicicletta, che era così, lui già era un momento, aveva una bicicletta piccola ereditata dai nonni, tutto di corso, tutto sbragato, tutto sudato, arrivava e si metteva all'ultimo banco. Arrivava l'insegnante, quella di storia, la più cattiva, arrivava in classe e diceva: "Bene, oggi interrompiamo". E Mimmo subito da dietro: Com'è interroghiamo? Sì, interroghiamo. Ma professoressa, avevate detto che andavate avanti col programma. Ho cambiato idea, interroghiamo. No, professoressa, non si fa così, La coerenza prima di tutto. Stai zitto, Panzetta, vai a posto e siediti. Allora, professoressa apriva un elenco di nomi e con una penna iniziava a girarci sopra. Oggi interroghiamo. Tutti i bambini erano lì che giravano la testa con la professoressa lì. E ci interroghiamo. Tranne Pippo, che lì era fermo, perché lui era sempre preparato, lui non si sfuggiva. Interroghiamo, lasciava cadere la penna, interroghiamo Panzetta. Allora Panzetta, appena sentiva il suo nome, iniziava a fare ognori. Com'è? Panzetta, vuoi venire? E c'è, ti credi che mi ha aperto questa occasione? Panzetta, sei preparato? Preparatissimo, professore. Che insegna questa? La storia. La storia di chi? La storia di tutti. Beh, diciamo una parola per una, diciamo tutto. Panzetta, parlami di un argomento a piacere. Dunque, professore, argomento a piacere nella metà del periodo da noi, quando io, professore, non è che non ho studiato, è che la storia è passato tanto tempo, e che mi posso ricordare il Panzetta? No, professore, è che... Professore, fatemi una domanda, non ho piacere di dire questo argomento, professore. Va bene, Panzetta, parlami di Camillo Benzo. Camillo Benzo. Pippo, suggerisci. No, studia, somaro. Pippo, suggerisci che ti strazzi tutte le capite, Pippo.
studia Somaro, ieri non mi hai prestato il fucile automatico e io non ti suggerisco. Pippo, ti dopo tutto, Pippo suggerisco. Ma Camillo Benzo, Camillo Benzo, Camillo Benzo, Camillo Benzo era un uomo. Meno Benzo, poi si sa come vanno queste cose, no? Può essere un uomo oppure un po' così fruffru. E Camillo Benzo, e Pippo suggerisce. Come lo chiamavano Camillo Benzo? Come lo chiamavano Camillo Benzo? Camillo Benzo, se la faceva lui, al bar lì tutti lo chiamavano Pippo suggerisce. Al bar lo chiamavano Lillo, Dillo, Pippo suggerisce. Ti do tutte cose, pure il monopattino, Conte di Cavour. Camillo Benzo, Conte di Cavour. Conte di Cavour, bravo Panzetti. E perché lo chiamavano Conte di Cavour? E perché lo chiamavano Conte di Cavour? E perché lo chiamavano Conte di Cavour? Pensa Nessa, posso andare in bagno? Pippo, no, c'è Steffa, Pippo, stati qua, Pippo! Pippo! Stati qua! Professore, mo è andato in bagno, professore, 5 minuti fa! Professore, non lo mandate in bagno! Come non lo mandiamo in bagno? Devi andare in bagno, vai in bagno! Pippo ti stroppio, Pippo quanto è vero di distrazzo. Camillo, Conte di Cavour, perché lo chiamano Conte di Cavour? Perché abitava a Piazza Cavour, ecco perché lo chiamano. E poi? Dimmi, Panzetta, era un uomo di potere? Era un uomo di potere. Era un ricco? Ricco, aveva le Ferrari dell'epoca. C'aveva tutto, c'aveva i soldi che uscivano al buco del salvatanaio, c'aveva. E che poteri aveva? Aveva il potere esecutivo legislativo, ed è uno, e poi la superdista si trasformava in un lago. Si lì a circuiti di mille. Panzetta, vai a posto, ti metto due. No, professore, due, no, professore, qualche cosa gliel'ho detta. Non mi può mettere due, mi metto almeno tre. Panzetta elemosinava il tre. Perché dici che gli rovinava la media? Ma niente, tutto questo però da Panzetta veniva nascosto ai genitori. No, non lo poteva nascondere poco prima nei colloqui, i terrificanti colloqui. Cosa succedeva ai colloqui? Fatemi stare di Panzetta, che devo far vedere cosa succedeva ai colloqui. Panzetta, vieni, che devo far vedere cosa succedeva ai tuoi colloqui. Ai colloqui il papà di Panzetta che faceva? Già lo avvisava una settimana prima. Se ride, doste, vieni qua, se ride, vedrai tu. Cosa ti combino, magari chiami con l'uomo, vedrai il levo di sopra sulla terra, quanto è vero il Dio che ti ho creato, così ti... Vedrai tu, vieni Panzetta, vieni, vedrai, lo prendi, sì, per orecchia, già una settimana prima, vedrai che ti combino, vedrai. Arrivava il giorno dei colloqui. Bene, il giorno dei colloqui era terrificante. Ma che si poteva fare era unirsi di casco e imbottitura. E gli unici genitori felici ai colloqui erano quel Pippo, perché i colloqui di Pippo duravano 10 minuti. Entravano, l'insegnante diceva: no, ma che cosa le devo dire? Suo figlio, lo sa, è un genio. Niente, con il compiacimento dei suoi genitori e l'invidia degli altri. Quel giorno i genitori dei bambini erano tutti più arrabbiati del solito, e davanti a una fila enorme che aspettavano il proprio turno, Panzetta, dove vai Panzetta? Vieni qua, aspetta, no, vieni qua. Davanti a una fila che stava davanti all'insegnante, Panzetta nel frattempo sentiva gli schiaffi che volavano, po, 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 e ancora di più si faceva sotto. E questo bambino, che era uno scapestrato, era un delinquente, diventava un angioletto, si trasformava in un angioletto, così abbassava le orecchie per far vedere la maestra, che per fare il pietosire l'insegnante abbassava le orecchie e scodinzolava.
e nato davanti all'insegnante. L'insegnante diceva a suo padre: bene, e il papà di Panzetta, e il papà di Panzetta ha visto, ha visto, ha visto, senza che avesse fatto niente. Mi dica, professoressa, non si faccia remore, mi dica come va mio figlio. Tanto si figuri, guarda, già lo so che lo devo levare sulla facciolata. Figuratevi che io all'anagrafe l'ho scritto a matita, manca solamente, lo devo cancellare, lo so che lo devo uccidere, professoressa. L'abbandono lungo l'autostrada, lo attacco al guardrail e a volo a bagliare, non torno indietro, e attacco pure la madre insieme a lui, professoressa. Non si faccia remore, tanto gli ho preparato già la lapide, che è una bella lapide, non con le scritte di bronzo, ma una lapide così, perché non se la merita la lapide buona, questo qua. No, 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 ma signor Panzetta, non è che va male a scuola, potrebbe stare un po' più attento, no? Potrebbe seguire un po' di... ha visto? Ha visto? Cioè, questa è l'educazione che avevi imparato? Questa è l'educazione, eh? Ma che sono a casa, ma vale conto, dille, io sono la faccia della ragazza, stuezza e ti tocca gli addini, quanto è per il mio. Così, sì, così andavano avanti i colloqui di Panzetta. Ma poi i nostri genitori, nei confronti dei professori, davano il massimo della fiducia e dicevano: professore, quando non ci vuole scaffa figlio, ma tata, così la dava. Come mio padre faceva così. Figuratevi che io ricordo un insegnante di educazione fisica che seguiva la lettera i consigli di mio padre, e ancora me lo ricordo il suo anello che mi rimaneva sul viso, e quando andavo a casa con questa forma dell'anello avevo le altre da sopra, che oggi ancora, nonostante sia diventato mio suocero, mi torna in mente una sete di vendetta nei suoi confronti. Oggi i colloqui però sono diversi, oggi non si va ai colloqui per sapere come vanno i propri figli a scuola, perché lo si sa dal registro elettronico. Oggi si fa per valutare il profitto degli insegnanti. Oggi si va, vieni, vieni amore mio, fonte di luce, vieni amore mio. Ecco, professoressa, questo è mio figlio, il genio, la luce dei miei occhi, la luce degli occhi del padre, della madre e dello zio. Mi dica tutto, professoressa. Senta, signora, le devo dire che suo figlio è un maleducato. Però la mamma, nei confronti dell'insegnante, cambia atteggiamento. In che senso? Nel senso che è educato male. E quelle poche volte che lo chiamo all'interrogazione, lui è sempre impreparato. Ah sì? Ah sì? Ah sì? Cara la mia professoressa, a parte che mio figlio non è un maleducato, ma viene coinvolto dagli altri compagni, ed essendo un bambino sensibile, lui si prende colpi che non ha. Ha capito? E poi, riguardo al suo andamento scolastico, forse è lei, cara professoressa, che non è all'altezza di insegnare questi bambini. Ma queste, diciamo, che sono le cose negative di oggi, ma ci sono anche altrettante cose positive, come oggi quando i nostri figli arrivano alle scuole medie, le insegnanti cosa fanno? Le insegnanti capiscono le potenzialità dei nostri figli e che fanno? Indirizzano i nostri figli verso l'orientamento al loro percorso. All'epoca invece l'orientamento ce lo davano i nostri genitori. Tipo, c'erano i genitori di Mimmo, che Mimmo andò dalla mamma e dice: mamma, mamma, senti, io voglio andare al liceo scientifico perché mi sento di diventare uno scienziato. Ah, dice il padre di Mimmo, vuoi diventare uno scienziato? Sì, piglia una piccola carta vetrata fino a tutte le tavole che sono da, poi piglia, scopa la serrazza e va via nelle masserie. Ecco, il papà di Mimmo aveva capito le potenzialità commerciali di suo figlio e l'aveva indirizzato. Ma anche i genitori di Pippo, il nostro sindaco, hanno capito le sue potenzialità. In un'altra occasione, il genitore di Pippo, il papà di Pippo, torna a casa e sente un litigio fra Pippo e la sorella. E entra in casa arrabbiato e Pippo si rivolge e dice:
Papi, mi consenta, chiamo a testimoniare la mia mami come persona informata dei fatti. Ecco, questa fu l'occasione che il papà di Pippo capì di dove, quali erano le potenzialità del figlio e indirizzarlo verso studi giurisprudenziali. Ma Pippo è un bambino che ci vedeva lungo, era lungimirante. Figuratevi che un giorno da Natale fu regalata una sciarpa tricolore e lui fu chiamato per dire la poesia sulla sedia. E andò a prendere questa sciarpa, ma anziché mettersela al collo, se la mise di traverso, perché lui aveva capito che sarebbe diventato un sindaco ripulsato. Bene, qui si conclude il monologo, grazie a tutti, grazie della vostra pazienza, spero vi sia piaciuto, non è stato molto facile, ma questo sono riuscito a fare. Grazie a tutti, ciao! Dedicati al disegno del Giglio del Mare, li ho visti, sono bellissimi, anche quelli che hanno però composto le poesie. Bravissimi, veramente bravi. Tutti molto bravi, sia nel comporre sia nel recitare. E anche il piccolo coro. Il piccolo coro, ognuno ha portato il suo contributo. Volevo solo aggiungere che il monologo del presidente Nicolardi mi ha colpito, perché evidentemente lui è stato traumatizzato da una preside spaventosa. C'è una scuola spaventosa quella che ha frequentato nell'infanzia. Adesso spero di non essere per i miei bambini altrettanto mostruosa, spaventosa. Quando vengono da me in genere non si spaventano più di tanto, vero? Vero? Ah, bene, sono contenta. Allora, diciamo che devo un ringraziamento al presidente Nicolardi per averci proposto questa bella iniziativa. Sono 2 anni che partecipiamo con piacere alle vostre proposte progettuali e devo dire che sono 2 ingredienti importanti. Da una parte c'è il desiderio di portare comunque la cultura, di valorizzare il territorio, di apprezzare quello che la natura offre alla comunità pulsanese e in questo caso una perla preziosa che troviamo sulla nostra litoranea. Dall'altra l'ingrediente ce lo metto io, sono questi bambini meravigliosi. Quindi un applauso a tutti, ai miei bambini prima di tutto, ma anche al presidente e all'associazione Pulsano da Mare. E grazie. Lascio la parola alla professoressa Peluso. Allora, come l'anno scorso, anche quest'anno c'è stata una selezione dei lavori presentati. L'anno scorso erano tantissimi, erano più di 150 lavori, quest'anno è stato fatto una scrematura ulteriore per quanto riguarda le classi. Cioè è stato scelto nell'ambito della classe il disegno che più ha colpito. E naturalmente sono 3 primi premi, quindi un ex aequo per tutte e 3 le classi. E le classi vincitrici sono in pratica la prima D. Un applauso. La quinta F e la terza D. Adesso vi leggo le motivazioni per cui sono state premiate questi 3 lavori. E naturalmente i lavori sono esposti da questa parte che poi potete guardare, vedere e valutare voi stessi. Allora, i punti di riferimento per quanto riguarda le schede operative sono state l'originalità, il colore e lo slogan presentato. Per quanto riguarda la prima T, il disegno sta qua ed è il giglio che sta al centro. L'originalità, il giglio, la spiaggia, il mare, il cielo. Al centro del foglio sono elementi essenziali di questo lavoro, completato con colori reali che rispecchiano la bella stagione. Lo slogan che è stato riportato dalla classe e dal bambino è questo: il giglio del nostro mare è un fiore da salvaguardare se ancora lo vogliamo ammirare. Quindi un applauso al lavoro fatto che sono i più piccoli, infatti. Veloce, ma distancato. L'altro disegno che è stato valutato è quello della terza D. Cominciamo con l'originalità. Il giglio di mare visto dalla spiaggia insieme a palette, secchielli e conchiglie denota una conoscenza ed un rispetto del fiore
che condivide lo spazio con chi utilizza la spiaggia per divertirsi come i bambini. Il mare e il cielo sono divisi solo da una linea all'orizzonte, che insieme al sole giallo e luminoso denota la bella stagione. Lo slogan per questo lavoro, naturalmente il bambino, oltre che lo slogan, ha scelto anche di fare una descrizione del giglio di mare, e poi è terminato in questa maniera: il giglio di mare è l'angelo del litorale, per questo è da salvare. Anche questo è un lavoro che sta esposto qua, quindi un applauso pure al bambino. La quinta F, l'originalità, osservazione acuta e particolareggiata del nostro litorale, con le dune che ancora si trovano e che mettono in evidenza la bellezza del giglio di mare, bianco e delicato, circondato dal suo fogliame filiforme che ricorda i nastri contorti particolarmente flessibili e resistenti. La separazione coloristica armoniosa delle dune, del mare e del cielo viene completato dallo slogan: se il giglio di mare vuoi rispettare, la sabbia non devi eliminare, e non lo calpestare se ancora lo vorrai vedere. Naturalmente l'originalità di questo lavoro sta nel fatto che chi l'ha fatto, chi l'ha eseguito insieme al gruppo e con gli insegnanti, hanno inserito anche la modernità dei tempi di oggi. Tant'è vero che la modernità e l'acutezza in questo lavoro è data dallo slogan che si staglia nel cielo, con un simbolo che appartiene alla nostra epoca, sintetizzato con un hashtag: mare da mare, giglio da rispettare. Quindi è un lavoro che fa parte dei nostri tempi. Complimenti, davvero complimenti. Allora, un ringraziamento va sia all'associazione sia alle maestre che hanno dedicato tanto tempo per l'esecuzione di questi lavori. Sì, sono molte insegnanti, sono presenti qua nella piazza, non solo quelle che hanno partecipato al concorso, ma anche altre. Un ringraziamento, e qua sono un po' un gruppo di bambini che hanno una piccola rappresentanza dei vari gruppi e dei lavori che hanno vinto questo premio. Grazie mille. Grazie mille a voi. Per quanto riguarda l'Istituto Alberghiero, vorrei chiamare qui il professore Stefanetti. Noi volevamo ringraziare appunto sia la preside dell'Istituto Giannone che il professor Stefanelli dell'Istituto Alberghiero con queste due targhe. Questa è della dottoressa Bianca De Gennaro. Ci pregiamo di ringraziarla per la rinnovata attenzione rivolta alla tutela dell'ambiente e per il costante impegno profuso nell'accrescimento della coscienza ecologica. Questo è per lei, la dottoressa Bianca Buccoliero, che ringraziamo per la preziosa collaborazione. Sì, le do la parola. Allora, io volevo salutare tutti quanti voi e fare i complimenti a questa associazione, perché sono le associazioni che si fanno servizio e offrono questi momenti e queste opportunità alla cittadinanza. Saluto la preside dell'istituto, anche se ormai si dice dirigente scolastico dell'istituto comprensivo, facendo a lei complimenti per i suoi ragazzi e per i suoi insegnanti. Porto i saluti di Bianca Maria Boccoliero, la via dirigente, e naturalmente faccio i complimenti a tante mamme, perché ho visto quanto impegno avete profuso in questo. Vi ricordo che l'istituto alberghiero è sempre aperto al territorio, e naturalmente la dirigente non è qui per un serio motivo, e quindi non mancherà occasione per salutarvi di persona. Ancora complimenti all'associazione. Grazie mille a tutti voi. Rimanete qui, prossimamente ci sarà lo spettacolo delle bolle, uno spettacolo bellissimo. Passo la parola. C'è lo spettacolo delle bolle. Noi di Fulsano da Mare vogliamo sempre premiare. Old MacDonald had a farm.
Facciamo un grande applauso, grazie mille, bravissima. Parli. Ma comunque noi avevamo previsto una cosa del genere, quindi abbiamo fotografato tutti i disegni che sono stati già stampati, plastificati e tutto, ed andranno esposti appunto sulla spiaggia di Monte d'Arena. Ci dispiace perché questo piccolo inconveniente, avete avuto modo di ammirare il promo del video che poi faremo conoscere a tutti, che questo è giusto un'anteprima, poi ci sarà quello commentato che sarà completo con anche gli interessi storici del paese e gli interessi ecclesiastici. Quindi ricordiamo l'appuntamento di domenica prossima, domenica 14, sulle dune di Monte d'Arena, dove ovviamente chi avrà vinto potrà riscuotere il proprio premio, potrà in più degustare un ottimo gelato, potrà degustare l'ottimo non gelato mia, in più mia. Ci sarà l'affissione del nostro bellissimo cartellone. E adesso concludiamo questa bellissima serata grazie anche al tempo che per fortuna fortunatamente ci è venuto incontro, sì. Ci ha aiutati parecchio, appunto. E ringraziamo il patrocinio del comune di Pulsano nella persona del sindaco Giuseppe Ecclesia, le scuole primarie nella persona... Un attimo, porto le scuse del sindaco che non è potuto intervenire per problemi familiari, ci teneva ad essere presente, infatti fino a poco tempo prima dell'inizio mi aveva assicurato che veniva, però purtroppo ho avuto un contrattempo non indifferente. No. Va bene, ci tenevo giusto a dire questo. Va bene. Le scuole di Pulsano, nella persona della preside, dottoressa Bianca De Gennaro, il gruppo delle artigiane del cuore, come sempre presenti alle nostre manifestazioni, l'associazione ludico-culturale Supercalifragilisti che Spiralidoso, anche loro sempre presenti, in tutti i sensi, il professor Valentino Valentini, la pittrice Elena Di Ciolla, la danzatrice Alessandra Ecclesia, il service Emanuele Corasaniti, Bar Gelateria e il Caribe e la pizzeria Moltissimo Buonissimo dallo chef. Bene, abbiamo detto un po' tutti, io ringrazio tutti voi della vostra pazienza. Perdonate se abbiamo dimenticato qualcuno, però sì, non dovremmo. No, credo di no. Ringrazio tutti voi per la vostra presenza, ci vediamo alla prossima, domenica 14 sulle dune di Monte d'Arena. Ok? Buona serata a tutti. Ricordate che il concorso Pulsano del Mondo si riapre da quest'oggi, quindi chiunque abbia acquistato la maglietta Pulsano Mare e si fotografi sotto un monumento, sotto un qualcosa che rappresenti la città che andate a visitare, in modo che poi il prossimo anno in un'altra manifestazione come questa sarete premiati. Grazie mille. Ciao. Buona serata. Give it this a bit naughty.